Grazie, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono super mega felice perché andremo a provare per la prima volta nel mio canale una black mask ed è la seconda volta che provo una black mask. La prima volta l'ho fatta con Ale a Bologna, ma non era mia, insomma, ma è la prima volta che ne possiedo una e sto parlando della maschera al carbone attivo Black Master Remove Blackhead Mask della Bioacqua, che mi è stata gentilmente omaggiata dal sito Niijoli. Quindi io vi lascio ovviamente il link qua sotto, del link insomma sia del sito che di questo prodottino. Il suo costo è di 3,63 euro ed è per questo che wow, mi ispira un sacco. Credo sia coreana e sappiamo tutti che la skincare coreana è top, quindi sono super mega curiosa. Contiene 60 grammi di prodotto, dice di essere adatta a tutti i tipi di pelle e garantisce insomma di aiutare i pori, aiutare la pelle secca, bilanciare l'acqua e l'olio nella nostra pelle, è astringente, pulisce bene la pelle e la rende più morbida, quindi insomma dovrebbe fare tutto un insieme di attività e quindi io sono super mega curiosa. Bisogna applicarne uno strato nella nostra pelle, abbastanza omogeneo, sottilino, e lasciarla agire per circa 15-20 minuti, insomma finché non si secca totalmente. Quindi nulla, cominciamo. Io andrò ovviamente a mettere nella mia zona T. Allora, questa qui è la mascherina e ovviamente la colorazione è nera, come potete notare. Ok, andrò con questo pennello di Sephora per maschere, insomma, a stenderla sulla mia zona T. Ha un profumo strano, per quanto mi riguarda però non fastidioso. Io la vado a mettere qua, che è una zona in cui sono sì un po' delicata, ma non esageratamente, ma ho spesso delle insomma imperfezioni, pori eccetera. Ovviamente nel mento. Ah, dovrebbe essere una di quelle maschere che si toglie da sola, tipo insomma peel off, e però dice poi di andare a risciacquare i residui con acqua calda, quindi presuppongo che si toglie in modo peel off, ma che comunque qualcosa rimanga sul viso. Non voglio esagerare, se no credo che non arrivi mai al momento dell'asciugatura. Ovviamente il naso è d'obbligo. L'unica cosa che non ho veramente capito è se toglie i punti neri, che invece è una cosa che mi interessa assai. Non so se ve l'ho già detto, sono 30 grammi di prodotti, di prodotto. Secondo me, se non la mettete in tutto il viso, 4 applicazioni se non di più riuscite a farle. Non esagero nella fronte perché in questa parte qua, quella più esterna, non soffro di punti neri, problemi vari o quant'altro, quindi non vado ad esagerare. Ok, ora quando ho finito rendo un attimo più omogeneo il tutto, senza fare degli strati troppo prepotenti. Ok ragazze, sono andata ad applicare la maschera, adesso io aspetterò i miei 15-20 minuti, insomma vi dirò quanto tempo ho aspettato per far sì che la maschera si asciughi e ci rivediamo dopo per toglierla insieme e arrivare alle conclusioni finali. Ok ragazzi, ho aspettato all'incirca mezz'ora, sento la pelle secca ed è, come potete notare, completamente asciutta. Voglio fare un close up perché vedete che la maschera è come a puntini, come se tutte le imperfezioni si fossero attaccate ad essa. Ok, andiamo a rimuoverle insieme. Leggermente male. Oddio ragazzi, ha tolto un sacco di imperfezioni. Ramaluccio.
Fa maluccio, raga, Ragazzi, è assurdo, ho tolto un sacco di imperfezioni, di punti neri. Cioè, io veramente sono estasiata, vi faccio adesso un close up. Mi vado un attimo a sciacquare il viso con acqua calda per eliminare tutti i residui. Ragazze, mentre metto la crema, questa è la Pep & Sour di Clinique, sapete che mi sto trovando molto bene, super idratante, leggera, ottima base trucco, vi parlo delle mie conclusioni. Allora, sono rimasta super mega stupita, innanzitutto perché costa davvero poco, cioè ve l'ho detto, meno di 4 euro, quindi impressionante. Pensavo che la maschera nel tubetto bastasse per una sola applicazione, invece si sente che c'è ancora dentro molto prodotto. E la pelle risulta molto morbida, un pochino stressata ovviamente, ed è per questo che vado ad applicare una crema. La sentite bella secca sulla pelle, io ovviamente l'ho tenuta una mezz'oretta, non la terrei un quarto d'ora, 20 minuti, ma un pelino di più. Insisterei soprattutto nelle zone appunto più problematiche, non in quelle troppo sensibili, perché andremo a stressare troppo la nostra pelle e ciò non vogliamo che accada, ovviamente. La cosa bella è che ha tolto un sacco di impurità e anche i punti neri, e forse è la maschera che mi ha tolto di più in assoluto. Infatti sono rimasta super mega stupita, spero di esservi riuscita a fare il close up per farvi vedere tutta la mia pelle davvero morbida. Fa maluccio quando la togliete, ma è un buon segno perché significa che sta funzionando. Quindi è assolutamente un prodotto che io vi consiglio. Se poi avrò sfoghi o quanto altro ve lo farò sapere ovviamente, però per ora posso dirvi che è un prodotto eccezionale, quindi ancora ringrazio tantissimo Nijoli perché davvero mi ha fatto scoprire un prodotto ottimo. E quindi nulla ragazzi, spero che questa review di questa Black Mask, questa nuova tipologia sul mio canale, vi sia piaciuta molto, spero di avervi aiutato a trovare un prodotto low cost ma comunque super valido. Io come al solito vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!